resa a Capaccio Vestum, se non sbaglio, come località. Sì, siamo nel comune di Eboli, però che finisce dopo pochi metri, però dopo pochi metri c'è Capaccio. Allora, parliamo di una mozzarella di altissima qualità. Vedo che le persone allo stand sono entusiaste. Ma me lo auguro, io questo è il mio intento nel produrla, farne una quantità non grande ma di altissima qualità, sperando che la gente, il cliente sia, diciamo, d'accordo su questa nostra scelta e su questa nostra qualità. Il problema delle bufale c'è un po' in tutta la Campania, però pare che nel vostro territorio non ci sono problemi. No, al momento no, non ci sono grossi problemi. C'è abbastanza latte per soddisfare tutte le richieste, almeno in questo periodo. Poi si sa, nel periodo estivo c'è tanta richiesta di mozzarella e noi dobbiamo evadere per continuare a fare lo stesso tipologia di prodotto, almeno il 60% delle richieste. Quindi d'estate, ma è la natura che è questa, il latte è sempre, le bufale producono sempre la stessa quantità di latte, è la richiesta che aumenta. Se vuoi produrre la stessa qualità devi per forza lasciar cadere delle richieste.